Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio provare con voi una ricettina semplice semplice utilizzando un prodotto che avevo trovato nella scatola dei prodotti San Martino. Questo è un preparato in polvere per andare a realizzare dei dessert alla frutta. Quindi sembra che basti aggiungere del succo di frutta o della frutta frullata a questo preparato per ottenere dei dessert tipo quello che vediamo qua sulla foto. Io andrò a realizzarlo con i mirtilli, quindi farò un frullato di mirtilli freschi perché a me il succo di frutta non è che mi piaccia tanto, preferisco la frutta frullata perché i succhi di frutta sono pieni di zucchero, sono pieni di acqua, poi di solito non c'è neanche magari il succo proprio solo di mirtillo, ma aggiungono anche altra frutta, quindi io preferisco andarmi a frullare i miei mirtilli. Ovviamente poi ne lascerò qualcuno fuori per decorare, però farò una cosa di questo genere e sono proprio curiosa di vedere che cosa viene fuori. Ovviamente se non avete visto il video sui prodotti San Martino, vi lascio il link da qualche parte, magari nelle schede o giù in info box, così potete vedere quella scatola delle prelibatezze perché c'erano dentro veramente un sacco di cose ottime. Oggi voglio realizzare questo, voglio proprio vedere che cosa viene fuori. Quindi andiamo subito nella mia cucina e andiamo a realizzare questo dessert alla frutta. Per realizzare questo dessert andrò ad utilizzare la frutta fresca e seguirò ovviamente le istruzioni che ci sono dietro alla busta. Questa intanto è la busta, ve la faccio vedere da vicino, Amortifrutta Biologico Biosan San Martino. Dietro ci sono le istruzioni. Qui dice di versare il contenuto della busta in una casseruola, poi aggiungere poco alla volta 500 ml di succo di frutta oppure spremuta o frutta frullata, stemperando bene per evitare la formazione di grumi, poi versare in quattro stampini o in un unico stampo, lasciar raffreddare a temperatura ambiente. Quindi è molto simile alla preparazione di un budino. Io utilizzerò la frutta fresca, quindi vado adesso a frullare i lamponi. E aggiungerò ovviamente a questi lamponi che sono 100 grammi 400 ml di acqua. Qui dice 500 di succo di frutta. Io aggiungerò soltanto 400 ml di acqua perché questi sono 100 grammi di lamponi, quindi secondo me un pochino andranno, diciamo, a fare volume. Poi comunque con l'acqua mi regolerò, diciamo, sul momento. Adesso la prima cosa che farò è frullare questi lamponi in un semplice frullatore di quelli fatti per i frappè e aggiungo l'acqua. Ho già versato i lamponi all'interno del frullatore. Ho aggiunto l'acqua, adesso vado a frullare per andare a creare un semplice frullato alla frutta, quindi una cosa semplicissima. Il frullato è pronto. Io adesso vado a travasarlo in una bottiglietta da mezzo litro, quindi da 500 ml, per vedere che il dosaggio sia giusto. Adesso vado a versare il contenuto della busta all'interno del pentolino. Ecco, è una polverina bianca, semplicemente come quella del budino. Poi ho versato il frullato di lampone all'interno di questa bottiglietta da 500 ml e devo dire che ho fatto bene a tenere 400 ml di acqua soltanto, perché comunque i 100 grammi di lamponi poi sono andati a compensare quei 100 ml che mancavano. Adesso devo andare a versare il contenuto all'interno del pentolino mescolando leggermente, esattamente come si fa quando fate un budino. Adesso io lo mescolo leggermente, tanto per togliere eventuali grumi, e poi vado ad accendere sotto il fuoco e lo tengo a fuoco medio. Ok, ho acceso a fuoco medio, adesso bisogna soltanto mescolare, esattamente come quando fate un classico budino, aspettare che si solidifichi un pochino e poi versarlo negli stampini. Io lo verserò in quattro stampini separati, quindi non farò un unico stampo, così almeno poi rimangono dei piccoli dessert. Inoltre, mentre mescolo questo dessert alla frutta, stavo pensando che è veramente bellissimo questo rosa, quindi è venuto anche fuori un bellissimo colore, che poi da presentare in tavola comunque è una cosa veramente carina. Inoltre, mi piace il fatto che non si debba aggiungere zucchero, potete farlo con il frullato alla frutta aggiungendo solo acqua, quindi è una cosa veramente light.
Il composto si sta solidificando abbastanza, quindi adesso direi che è il momento di trasferirlo in quattro vasetti di vetro. Versiamo il composto lentamente nei vasetti di vetro. Spero che venga più o meno della stessa, diciamo, quantità. Adesso cerco di fare una cosa equa, poi al limite vado ad aggiungere un pochino di preparato dove magari ne è rimasto poco. Ad esempio ne aggiungo un po' qua, però è molto denso, quindi direi che è venuto abbastanza bene. Spero che sia anche buono. Il profumo devo dire che è veramente ottimo. Poi ovviamente io ho scelto i lamponi perché a me piacciono tantissimo i lamponi, però potete farlo con qualsiasi tipo di frutta oppure di succo di frutta se non volete mettervi a frullare tutto. Io ho lasciato anche quattro lamponi così a parte perché volevo andare a decorare il composto, però credo che aspetterò almeno qualche minuto perché adesso è troppo caldo e non voglio andarci a mettere la frutta subito così sul calore. Quindi aspetto che si raffreddi leggermente e poi lo vado a decorare. Adesso che si è un pochino raffreddato, voglio aggiungere un lampone al centro, tanto per fare una decorazione un pochino più carina. Ovviamente rosso su rosa non è che si veda proprio tantissimo, però insomma è tanto per dare un tocco in più a questo dessert così rosa e così, non so, mi sembra quasi una cosa delle principesse delle fiabe con questo rosa. Comunque, questo è il risultato finale. Io spero che sia buono, comunque stasera lo assaggerò e poi magari vi scrivo una piccola didascalia nel video così vi faccio sapere se era buono. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.